Salve di nuovo. In questa seconda parte del video vorrei parlarvi della questione degli intellettuali di sinistra, o forse dell'ignoranza di destra, non saprei. Spesso quando si parla di questi argomenti, no, dei complotti, di cose del genere, quelli di destra dicono: gli intellettuali di sinistra sono ovunque, siamo tutti sommersi da intellettuali di sinistra, tutti i professori sono di sinistra, nel senso che tutti i professori sono di sinistra, anche a scuola, vanno là, fanno propaganda politica. Allora io dico, se non c'è un intellettuale di destra, fate dell'autocritica, cioè molto semplicemente, domandatevi per quale ragione, no, gente rozza e ignorante non può essere, dice, difficile che sia di sinistra, e chissà perché il razzismo, l'omofobia, o l'appello a un dittatore, di solito sono cose che la povera gente ignorante, cioè, non voglio dire che i poveri sono ignoranti, però spesso che il povero non va a scuola perché deve lavorare, tra l'altro è pure vittima di stare da qua, lasciando non solo nella povertà ma anche nell'ignoranza. Comunque sia, a proposito di intellettuali, il più grande intellettuale italiano, poi nel giornalista italiano, nel Novecento era Montanelli, che era il destro liberale, anticomunista. Oggi il più influente giornalista, il più famoso, è Travaglio, che è il suo erede. Tornato oggi lui si dichiara di destra liberale. Tra l'altro spesso appoggia i 5 Stelle, quindi non partiti di marxisti o cose del genere. Quindi non ci lamentiamo di queste cose, per cortesia. Poi bisogna considerare che nella storia sono esistiti intellettuali di sinistra, anche intellettuali liberali. Di destra pochissimi, ma proprio nella storia, non è che se c'è qualche persona istruita di destra che è stato impedito da qualcosa o da qualcuno. Cioè, voglio dire, se Marx per esempio era un grande intellettuale, e poi da Marx sono nati correnti di pensiero, non è che è colpa della destra. E poi non era, insomma, Marx, fra i pensatori di sinistra, che sono stati moltissimi in passato. Anche nel liberalismo, come dicevo, ci sono stati molti pensatori importanti, a parte tutti gli illuministi, ci sono stati Smith, il padre dell'economia liberale, John Stuart Mill, nell'Ottocento, giusto per fare il primo nome che mi è venuto in mente, e Keynes nel Novecento, oltre che Montanelli in Italia. Ma ci sono stati molti altri, come Einaudi, per esempio, non so, è più politico che intellettuale, forse. Ci sono stati molti del pensiero liberale. Poi, se il pensiero di destra fondamentalmente fa riferimento agli scritti e alle idee di Mussolini e Hitler, che non erano degli intellettuali, beh, non è colpa mica mia, la mia. Se, voglio dire, contro una corrente di pensiero liberale, oppure marxista, poi c'è Mussolini e Hitler, avevano creato delle dottrine politiche, e non c'è poco spazio all'opinione, tra l'altro, e se queste teorie prevedono la dittatura, il razzismo e cose del genere, beh. Perdonatemi se gli intellettuali difficilmente accettano una cosa del genere. Questo non è colpa della sinistra. Parlando poi del 68, a parte il fatto che era vari molto variegato, c'erano i comunisti, ma c'erano i comunisti, i stalinisti, quelli maoisti, quelli leninisti, i trotskisti. Poi in sinistra c'erano anche i fili dei fiori, c'era la New Left, una sinistra che in parte ripudiava il marxismo e il leninismo, ma c'erano anche i neofascisti e i neonazisti. Poi certamente c'erano i professori di sinistra a scuola. Ma se no vuol dire mica che magari erano anche tanti, però voglio dire, è difficile. Se una persona si interessa, di sinistra si interessa alla cultura e poi si laurea, se non è mica colpa della sinistra. Voglio dire, e poi non c'è, voglio dire, l'indottrinamento, se veramente c'è stato, non ha da buon fine. Noi siamo un paese di ignoranti, voglio dire, no. Ma poi di questo poi lo specifico meglio dopo, voglio dire, perché poi il marxismo, ma parlando dell'indottrinamento, il marxismo era una teoria critica, era una corrente filosofica. Marx era un filosofo, poi si è trasformato in ideologia, ma l'ideologia e la filosofia sono in antitesi, sono il contrasto fra di loro, è chiaro. Poi certamente c'erano anche i professori cattolici, o che non erano proprio schierati, ma tutt'oggi ci saranno sicuramente. Solamente che quelli erano tempi molto politicizzati. Comunque sia, riguardo a quello che dicevo prima, no? Il 68 è vero che è cambiata molto la società,
ma non nel senso marxista del termine. Cioè, non c'è stata alcuna appropriazione del popolo dei mezzi di produzione, non c'è stata nessuna democrazia proletaria, tutte le altre cose che prevede il marxismo. Il 68 ha portato cose come aborto, il divorzio, la libertà sessuale, che non hanno alcuna pertinenza con il marxismo. C'erano le femministe marxiste, o comunque di sinistra, però non tutto il femminismo, no, è stato un movimento molto variegato. E poi ci farò un video, una serie di video sul femminismo. C'è in progetto da un bel po' di tempo. Non ho mai tempo di fare queste cose. Poi diciamo che le femministe, le persone di sinistra, no? Sostengono il femminismo. Ci si domanda come mai la parità di genere è stata ottenuta, o quasi ottenuta. Certamente ce n'è molto più di prima. E invece le stanze marxiste come i diritti dei lavoratori, no, la fine della povertà e anche della ricchezza, ovviamente, per esempio, non sono mai state approvate. Certo, c'erano stati molti movimenti di sinistra, molti giovani lo erano, sono nati molti giornali, non solo nel 68, anche nel 77, per tutti gli anni 60 e 70. Questo posso anche capire, però non hanno ottenuto niente. Sono concentrati su problemi come l'aborto, il divorzio, libertà sessuale. Queste sono le cose ottenute con 68. Ok? Per cui, insomma, lamentarsi del 68 del problemi della sinistra è una grande cavolata. Spero che sia chiaro dalle mie parole. Ci vediamo alla prossima parte del video.